Cuore sacro, sì, di Ferzan. Vabbè, ormai lo dico, mi sono, anche quel film, diciamo che doveva esserci un'altra attrice. Sei proposto? Non No, mi sono proposta, scherzo. non mi sarei, no, non avrei osato per un film così tosto. No, mi ha chiamato lui per un incontro, per una lettura, per una specie di provino. E sono andata, abbiamo letto un po' di scene insieme e è andata bene, anche se è stato un lavoro abbastanza sofferto, è stato un lavoro duro, difficile, sia per me che credo anche per Ferzan, perché era un film con delle tematiche davvero molto difficili, quindi ho un po' sofferto su quel set. Sì, Ma ne sì, sì. conservi un buon ricordo o... Sì, ne conservo un buon ricordo, ma molto molto faticoso. Un'enorme fatica, sì, quel film, sì. Però, quindi quando mi hanno dato il premio, sai, quando hai alle spalle una fatica così grossa e ricevi un premio, quasi mi sono detta sì, me lo merita, perché io ho veramente sofferto, però non lo voglio dire, però sì. C'è una grande soddisfazione perché sì, ho un po', sì, ci sono dei film in cui noi attori magari che, non ci, che le cose che devi, insomma, sono un po' più sofferte, non so, non vengono così, li devi tirar fuori da qualche parte lì. Io ho messo tanto anche del mio, tante cose. A volte ci siamo anche scontrati con Ferza, quindi forse anche per questo era un po' sofferto, perché magari anche si sono creati un po' di nervosismi, di tensioni sul set e questa cosa qui quindi è stato, quando ci sono poi questi momenti un po' è doppiamente faticoso, quindi sì, è stata un'esperienza tosta, sì. Sì, con Kim abbiamo fatto due film, il suo primo film anche Libero va bene e poi Brado, che in realtà sarebbe il seguito, solo che la storia la riprende 10 anni dopo, dove è finito anche Libero va bene. Kim mi propose di fare la madre, cioè la sua compagna in quel film, anche Libero va bene. Personaggio abbastanza eccentrico e che mi è piaciuto moltissimo. Poi Kim, io non ci avevo mai lavorato, insomma, lo conoscevo un po' così, anche poco artisticamente, devo dire la verità. E quindi mi ha sorpreso con questa sceneggiatura che lui scrisse. Ed è stato molto bello, e lui essendo un attore, ovviamente sa perfettamente tutto quello che un attore fa, cioè tutto quello che gli passa nella testa per arrivare a un risultato, eccetera. Per cui quello, essere diretti da un attore sicuramente è un vantaggio per gli attori, decisamente. E niente, sì, eccentrica, no, ti sembra che abbia a che fare con film di Nanni? A me no, però boh, se tu la vedi così, mi sembrava tutto un altro personaggio, però forse un pochino pazzarella probabilmente, sì, un po' di follia ce l'ha il personaggio. Attori diretti da attori, questo è stato l'anno, il 2023, anche questo inizio del 2024, in cui un sacco di tuoi colleghi si sono messi anche a dirigere film. Tu non ci pensi Veramente? proprio? Beh, Margherita Boi, Paola Cortellesi, Michela Ramazzotti, è stato un Esatto, po' adesso l'anno che delle continuano, lo attrici sai, che... adesso c'è Sì, Greta Giorgio Armani Scaragno, arriva. Michela Cescon, tantissime, è vero, anch'io mi sono domandata, ma che è successo? No, guarda, io penso che non ho questa ambizione, assolutamente no, non saprei neanche dove mettere la macchina da presa, non è proprio piani futuri, no. Però mai dire mai, questo è un nuovo inizio, questo Dici? premio. No, Non lo so. no, guarda, a me piace il mio lavoro,
d'attrice. Mi piace, spero, mi piacerebbe continuare a fare questo lavoro d'attrice. Finché mi chiamano. Magari diretta da qualche collega. Magari diretta da qualche collega, perché no? Sì.